Pastori, studenti di teologia e membri della congregazione che partecipano al seminario online di Shincheonji, testimonianza sulla rivelazione dell'Antico e Nuovo Testamento per capitolo. È un piacere conoscervi. Mi chiamo Park Ante della Chiesa di Gesù di Shincheonji e sarò io a darvi il benvenuto oggi. Vorrei ringraziare tutti coloro che stanno partecipando al seminario online di Shincheonji, che viene trasmesso in tutto il mondo. Questo seminario insegna ciò che ogni credente di tutto il mondo deve sapere per mantenere la nuova alleanza che Gesù ci ha dato. Prego e desidero che ognuno di voi che sta partecipando a questo seminario da tutto il mondo riceva grande percezione e grazia da Dio. Per prima cosa, offriamo una preghiera di gratitudine e glorifichiamo Dio insieme con un cuore unico per averci dato la parola di vita. Padre nostro Dio, ti ringraziamo veramente. Ti offriamo gloria e ringraziamenti per averci permesso di essere una cosa sola nella verità, attraverso la testimonianza sull'Apocalisse dell'Antico e Nuovo Testamento per capitolo, in modo da poter comprendere la vera volontà di Dio e di Gesù e camminare sulla via del Regno dei Cieli. Molti credenti da tutto il mondo si sono riuniti davanti alla tua parola. Ti prego di guidarci affinché possiamo avere un tempo pieno di speranza e di grazia e la parola che è la preziosa acqua della vita. Ti preghiamo di versare lo Spirito Santo sulle labbra dell'istruttore che oggi condividerà la tua parola e di far sì che chiunque ascolti la testimonianza percepisca chiaramente il Regno dei Cieli. Ti preghiamo di essere con noi dall'inizio alla fine di questo tempo. E desideriamo ardentemente che la tua grazia e il tuo amore senza limiti riempiano ogni membro della famiglia su questa terra. Preghiamo tutte queste cose nel nome di Gesù, che è la nostra vita. Amen. Oggi è il momento più importante del seminario, l'ascolto della parola di vita. Il tema di oggi è la lezione intermedia 16. Il luogo che Gesù ha preparato è lo Spirito di verità, il Consolatore. Conoscete le due principali promesse che Gesù ha fatto quando è partito 2000 anni fa? Il seminario di oggi vi darà la testimonianza di queste due promesse che tutti noi dobbiamo conoscere. Vi prego di sigillarle profondamente nel vostro cuore e di capirle chiaramente. E spero che tutti voi manterrete queste promesse e riceverete le benedizioni di Dio. Diamo il benvenuto all'istruttore Kim Jin-hun della tribù di Andrea, che oggi testimonierà la parola di Dio. Pastori, studenti di teologia e membri della congregazione di tutto il mondo che sperano nel cielo e nella vita eterna, è un piacere conoscervi. Il mio nome è Kim Jin-hun, capo istruttore della Chiesa Kimi della tribù di Andrea della Chiesa di Gesù di Shincheonji. Voglio esprimere un caloroso benvenuto a tutti coloro che hanno partecipato al seminario online di Shincheonji sulla testimonianza della rivelazione dell'Antico e Nuovo Testamento per capitolo. Oggi le parole di cui renderò testimonianza sono la lezione intermedia intitolata Il luogo preparato da Gesù e lo Spirito di verità, il Consolatore. Il riferimento principale è il capitolo 14 e 16 di Giovanni. Ci sono forse alcuni pastori che hanno letto molto la Bibbia e possono conoscere il contenuto del luogo preparato da Gesù e dello Spirito di verità, il Consolatore. Oppure ci sono altri che non lo sanno bene. Tuttavia spero che ascolterete la mia lezione e imparerete insieme le risposte alla volontà di Dio in questo periodo.
Ora diamo prima uno sguardo alle due principali promesse che Gesù fece quando se ne andò in Giovanni capitolo 14. Circa 2000 anni fa, Gesù, che venne per la prima volta, disse in Giovanni capitolo 14 che sarebbe andato a preparare un luogo e promise ai discepoli che sarebbe tornato di nuovo quando avesse preparato quel luogo. E mentre Gesù se ne andava, promise di mandare lo Spirito di verità, il Consolatore. Poiché Gesù se ne andò, disse che avrebbe mandato un altro Consolatore. Questa è una profezia che si realizzerà 2000 anni dopo, cioè oggi, al momento della seconda venuta. Lo scopo di questa profezia, riportato in Giovanni 14, verso 29, è che quando le parole della profezia si compiano, bisogna vedere e credere a ciò che si è compiuto. Ora daremo uno sguardo al luogo che Gesù ha preparato. Ma prima leggiamo insieme le parole di Giovanni 14, verso 2 e 3. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. La prima promessa fatta da Gesù al momento della partenza è che avrebbe preparato un luogo per i santi. Se è così, per chi è stato veramente preparato questo luogo? Se si guarda Giovanni 14, verso 23, egli andò a preparare un luogo per coloro che osservano i comandi di Gesù, cioè i santi che osservano la nuova alleanza. Se è così, dov'è il luogo che Gesù andò a preparare? In Matteo 6, verso 10, si dice: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Vediamo innanzitutto com'è il luogo preparato che si compie in cielo. Leggiamo insieme le parole di Apocalisse 21, da 1 a 3. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Il luogo che Gesù ha preparato e in cui si reca è la città santa, la Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo in Apocalisse 21. Dal momento che Gesù è andato in cielo e ha preparato un luogo, chiamandolo Nuova Gerusalemme, possiamo vedere la parola nuova, giusto? Allora, perché si chiama Nuova Gerusalemme? Non è il tempo di Mosè, non è dell'Antico Testamento, ma è nuova. Se si guarda Apocalisse 21, i nomi dei 12 apostoli sono scritti sul muro delle fondamenta della città santa, la Nuova Gerusalemme. Gesù ha costruito la Nuova Gerusalemme usando i 12 discepoli come fondamento. Poiché i 12 discepoli sono nello spirito e non nella carne, la Nuova Gerusalemme creata da Gesù è un'organizzazione spirituale, il regno dei cieli nel regno spirituale. Quindi Gesù ha chiaramente promesso che sarebbe tornato quando quel luogo sarebbe stato preparato. Allora, dove verrà? In Matteo 6, verso 10, si dice: sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Allora quel luogo in cui si è adempiuta la profezia diventerà la realtà
in cui scenderà quel luogo preparato, giusto? Per capirlo, abbiamo visto in Apocalisse 21 da 1 a 3 che la città santa, la Nuova Gerusalemme, scende dal cielo da Dio e dice che la dimora di Dio è con gli uomini. Il luogo dove questa città santa, la Nuova Gerusalemme, scende è il nuovo cielo e la nuova terra, di cui si parla in Apocalisse 21, verso 1. Inoltre, questo nuovo cielo e questa nuova terra sono le 12 tribù di Shincheonji, create secondo la promessa di Apocalisse 7. Questo diventerà le 12 tribù di Shincheonji. Verranno ricreate raccogliendo e sigillando coloro che sono nati dal seme di Dio in Apocalisse 7, dopo che il primo cielo e la prima terra saranno giudicati e avranno fine in Apocalisse 6. Al momento della seconda venuta, le 12 tribù sono create su questa terra e Dio, il regno dei cieli, scendono. Questo nuovo cielo e questa nuova terra, le 12 tribù di Shincheonji, diventeranno il luogo su cui Gesù ha preparato la discesa. Ecco perché è come se fosse timbrata come una copia, che è la stessa cosa che è in cielo, fatta qui sulla terra, e diventa una cosa sola. Il regno dei cieli nel regno spirituale, la città santa Nuova Gerusalemme, scende sulle 12 tribù e diventa una cosa sola. Allora, appartenere alle 12 tribù non è forse come entrare nel regno dei cieli? Spero che tutti voi possiate trovare e appartenere alle 12 tribù del regno dei cieli su questa terra, come in cielo, e diventare coloro che possono realizzare la speranza del regno dei cieli. Le 12 tribù, come si vede in Apocalisse capitolo 7, sono anche i 144.000 sigillati e i nomi di Dio e di Gesù sono riportati sulle loro fronti, come si vede nell'Apocalisse capitolo 14, e sono registrati come le primizie raccolte. Dov'è il luogo allora in cui vengono radunati? Quel luogo è il Monte Sion. In Apocalisse 14. Come vediamo in Apocalisse capitolo 14, versetti da 1 a 3, Gesù è in piedi sul monte Sion e con lui ci sono i 144.000 che cantano un canto nuovo davanti al trono. Possiamo sapere bene che il trono di Dio è a Sion. In altre parole, possiamo sapere che il trono di Dio, il regno spirituale del cielo, la città santa Nuova Gerusalemme, scende sul monte Sion. Dio ha lasciato i luoghi che sono diventati solo carne, ma è tutt'uno quei 144.000 che sono sigillati con il sigillo di Dio sul monte Sion. Il libro dell'Apocalisse, che Dio compie, è il luogo in cui Dio verrà, è il luogo in cui si trovano le 12 tribù sigillate in Apocalisse 7 e Apocalisse 14. Perciò, questo sarà il luogo in cui in Giovanni capitolo 14 scenderà il luogo che è stato preparato. In Matteo capitolo 25 è anche promesso che ci saranno coloro che erediteranno il regno preparato, fin dalla creazione del mondo, quando Gesù tornerà. Allora, leggiamo insieme Matteo capitolo 25, da 31 a 34, per vedere chi lo erediterà. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Come abbiamo letto, coloro che sono benedetti erediteranno il regno preparato
saranno i credenti come pecore che sono alla destra di Dio. Il regno preparato da ereditare sarà il luogo che è andato a preparare in Giovanni capitolo 14. E Gesù è andato a preparare questo luogo per queste persone, giusto? Quali sono allora i requisiti per entrare nel Regno dei Cieli? Dove arriverà il luogo che è stato preparato? Innanzitutto, dobbiamo agire secondo la volontà di Dio e dobbiamo nascere di nuovo dall'acqua e dallo Spirito Santo. Inoltre, dobbiamo nascere dal seme di Dio, essere raccolti, sigillati e appartenere alle 12 tribù del Regno di Dio. I nostri nomi devono anche essere registrati nel libro della vita delle 12 tribù del Regno di Dio. E dobbiamo lavare le nostre vesti, i vestiti del nostro cuore, con le parole di Apocalisse chiare come il cristallo. Solo così potremo entrare nella città santa, il Regno dei Cieli. In Apocalisse capitolo 22, versetti 18 e 19, è scritto anche che se aggiungete e sottraete qualcosa dall'Apocalisse, dalla nuova alleanza, non potrete entrare nel Regno dei Cieli. Se amate Dio e sperate nel Regno dei Cieli, non dovete dire che amate solo a parole. Non dovete aggiungere o sottrarre dal nuovo patto. Dovete credere nella realtà dell'adempimento ed essere coloro che hanno azioni e mantenere il nuovo patto. Pastori, studenti di teologia e membri della congregazione di tutto il mondo, prego davvero, nel nome di Gesù, che tutti voi possiate avere le qualifiche per entrare nel Regno dei Cieli e diventare credenti come pecore che possano vivere insieme nel luogo che la Bibbia ha promesso. Il secondo punto principale del capitolo 14 di Giovanni è che Gesù ha promesso di inviare lo Spirito della Verità, il Consolatore, dopo la sua partenza. Diamo ora uno sguardo allo Spirito di Verità, il Consolatore, promesso da Gesù. Innanzitutto, se guardiamo al significato di consolatore, la parola usata qui in caratteri cinesi significa un insegnante che protegge il popolo di Dio con grazia, usando caratteri che rappresentano protezione, grazia e insegnante. Per capirlo meglio, leggiamo insieme il capitolo 2, versetto 1 di 1 Giovanni. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. In 1 Giovanni 2, verso 1, dice che Gesù è un avvocato. Possiamo vedere che Gesù è il consigliere, l'avvocato di Dio, che parla a suo nome. Quindi Gesù è l'avvocato e consigliere di Dio. Allora, di chi sono le parole che Gesù ha predicato? In Giovanni 14, verso 24, Gesù disse: la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre. Circa 2000 anni fa, Gesù è venuto con il compito di consigliere, il compito di testimoniare la parola di Dio a suo nome, come avvocato. Come si legge in Luca 1, verso 17, al tempo della prima venuta, Giovanni Battista venne nello spirito e nella potenza di Elia. Lo spirito di Elia venne su Giovanni Battista e compì l'opera del dovere di Elia. Così come Giovanni Battista venne nello spirito e nella potenza di Elia, allora in nome di chi venne Gesù? Sì, è venuto nel nome di Dio. Per capirlo, se si guarda a Giovanni 5, verso 43, si legge che Gesù è venuto nel nome di Dio. Quindi dire che è venuto nel nome di Dio significa che Gesù è stato mandato da Dio.
e che il suo compito era quello di predicare la parola di Dio, giusto? In altre parole, al momento della prima venuta, Gesù è l'avvocato che è venuto a predicare la parola di Dio in suo nome. Pertanto, come scritto in Giovanni 13, verso 20, accettare Gesù al momento della prima venuta significa accettare Dio. E non accettare Gesù equivale a non accettare Dio. Inoltre, Giovanni capitolo 15, verso 23, dice che chi odia Gesù odia anche Dio. Coloro che a quel tempo non accettarono Gesù e lo perseguitarono sono gli stessi che perseguitarono Dio. In questo modo, la parola dei pastori che testimoniano a nome di Dio è la parola di Dio. Spero che tutti voi possiate ricevere la vita ascoltando la parola che è testimoniata a nome di Dio e che è stata inviata da Dio e obbedita. Finora abbiamo esaminato il contenuto che riguarda Gesù, il Consolatore della prima venuta. Ora impareremo a conoscere un altro Consolatore che Gesù ha promesso di inviare alla seconda venuta. Poiché si tratta di un argomento molto importante nella lezione di oggi, spero che presterete attenzione e ascolterete attentamente. Ora leggiamo insieme la spiegazione di un consigliere in Giovanni capitolo 14, versetti 16 e 17. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Come si vede in Giovanni capitolo 14, versetto 16, Gesù ha detto che manderà un altro Consolatore. Ma perché ha detto un altro Consolatore invece di dire semplicemente Consolatore? Il motivo è che Gesù, il Consolatore della prima venuta, se n'è andato. Così ha promesso di mandarci un altro Consolatore. Ha anche detto che è uno spirito di verità. E questo perché la parola di Dio è verità. Quindi possiamo sapere bene che si tratta di uno spirito che porterà la parola di verità. Tuttavia, non sarà uno spirito che non si può vedere a insegnare la parola di verità alle persone, giusto? Come dice Giovanni capitolo 14, verso 17, lo spirito del Consolatore sarà dentro di voi. In altre parole, dimorerà dentro una persona. Quindi la logica di testimoniare in suo nome non è lo spirito che direttamente comunica con le persone. Ma Gesù ha promesso che lo spirito di verità sarà dentro una persona e testimonierà per conto di essa. Quindi colui che testimonia a suo nome, il Consolatore, possiamo vedere che è un Consolatore nello spirito e un Consolatore nella carne. Possiamo sapere che il Consolatore della carne è un testimone della carne. Il Consolatore nello spirito è lo spirito di verità che testimonia la parola di Dio. Inoltre, la carne con cui lo spirito di verità è un tutt'uno è il consigliere in carne e ossa, come pastore scelto da Dio che riceve la parola del Consolatore nello spirito e testimonia a nome dei santi. Ed è il messaggero che Gesù ha inviato alle chiese. È proprio come una bottiglia d'acqua che diventa una bottiglia d'acqua e una bottiglia di vino che diventa una bottiglia di vino. Così lo spirito del consigliere dentro quella persona è il pastore, il messaggero che Gesù ha inviato. Al momento della prima venuta lo spirito di Dio era un tutt'uno con il pastore promesso da Gesù
E proprio come sono state testimoniate le profezie e l'adempimento dell'Antico Testamento, anche oggi, al momento della seconda venuta, lo Spirito in verità entra nel pastore promesso nel Nuovo Testamento e testimonia la profezia e l'adempimento di Apocalisse. Pastori, studenti di teologia e membri delle congregazioni di tutto il mondo, quando sentite queste parole, quando si compiranno? E cosa hanno a che fare con me? Non dovremmo pensarci almeno una volta? Come Dio ha detto che Gesù era il Consolatore, colui che testimonia a suo nome, l'Avvocato, oggi il pastore che Gesù ha mandato, lo Spirito di verità con cui è uno, è colui che testimonia a suo nome, è il consigliere in carne e ossa, il pastore promesso del Nuovo Testamento. Allora, chi è l'avvocato che dobbiamo trovare? Tra le cose che impariamo oggi, questo contenuto è molto importante. Nell'epoca in cui viviamo, Dio Gesù è colui che testimonia a suo nome. L'avvocato è il messaggero che viene nel nome di Gesù, promesso in Giovanni 14, verso 26. Oggi. Per capire questo, leggiamo insieme Giovanni 14, verso 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Così come Gesù è venuto nel nome del Padre, un altro Consolatore, in Giovanni 14, verso 26, promette di venire nel nome di Gesù per insegnare ogni cosa e ricordare tutto ciò che Gesù ha detto. Il fatto che un altro Consolatore sia venuto nel nome di Gesù significa che sarà inviato da Gesù. Allora, qual è l'opera e la testimonianza che farà un altro consigliere inviato nel nome di Gesù? Per capirlo, abbiamo visto prima in Giovanni 16, da 13 a 15, che il Consolatore guiderà alla verità. In secondo luogo, egli non parlerà da solo, ma dirà solo ciò che sente. E detto questo, ci insegnerà le cose future che appartengono a Gesù. Pertanto, l'altro Consolatore è venuto nel nome di Gesù, ma non è Gesù. Ma con il compito di testimoniare le parole di Gesù, è il pastore, l'avvocato che testimonia il nome di Gesù. Inoltre, quando viene l'altro Consolatore, è la fine dei tempi in cui si compiranno le profezie della Bibbia. Non siete curiosi di sapere cosa accadrà in quel momento? Per capirlo, se guardate Giovanni 16, verso 25, ha detto che quando verrà l'altro consigliere non parlerà in modo figurativo o in parabole, ma parlerà chiaramente dell'adempimento. Oggi, quando il libro della Rivelazione si compirà, l'altro consolatore testimonierà l'adempimento promesso da Dio e da Gesù, e mentre lui testimonia a nome di tutti, spero che tutti noi possiamo diventare dei veri credenti che ascoltano e osservano le parole del consigliere che Gesù ha promesso. Vediamo ora più da vicino l'altro consolatore promesso nel libro di Apocalisse nel Nuovo Testamento, cioè Nuovo Giovanni, colui che testimonia a nome di Gesù. In primo luogo, il nome Nuovo Giovanni si riferisce al pastore promesso che verrà nella posizione di Giovanni al momento dell'adempimento dell'Apocalisse. Per capire questo, leggiamo insieme Apocalisse 1, da 1 a 2. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto.
Come abbiamo visto nell'Apocalisse, capitolo 1, verso 1, Dio, per mostrare ai servi ciò che presto avverrà, lo fece conoscere inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questo è il processo con cui viene trasmessa la rivelazione. Per dare un'occhiata più da vicino, in Apocalisse 5, verso 1, il rotolo sigillato con sette sigilli era nella mano destra di Dio, che è la parola dell'Apocalisse, dove sono registrati i segreti di Dio. Oggi è giunto il momento di aprire il rotolo sigillato con sette sigilli nella mano destra di Dio. Gesù lo prende e apre ciascuno dei sette sigilli in Apocalisse capitolo 6 e capitolo 8. Egli compie tutte le profezie scritte nel libro. Il rotolo aperto in Apocalisse 10 viene dato in pasto a nuovo Giovanni attraverso l'angelo. Inoltre, dopo aver ricevuto la parola, nuovo Giovanni vide e testimoniò tutti gli eventi dell'Apocalisse che si erano adempiuti nella parola. Pertanto, quando Gesù adempie queste profezie, colui che ha visto e udito direttamente queste cose è solo una persona, cioè nuovo Giovanni, e i servi di Dio che hanno ricevuto la testimonianza di Apocalisse sono le 12 tribù in Apocalisse capitolo 7. I 144.000 e la grande moltitudine in bianco. In Apocalisse capitolo 1 verso 2 si dice che nuovo Giovanni, che testimonia a nome di Gesù come avvocato, testimonierà tutto ciò che ha visto, cioè la parola di Dio e la testimonianza di Gesù. Pertanto, l'unico che vede, sente e testimonia la realtà dell'adempimento del libro di Apocalisse è nuovo Giovanni, il messaggero di Gesù che testimonia a nome di Gesù e il Consolatore oggi alla seconda venuta. Inoltre, in Apocalisse capitolo 1, da 9 a 20, Gesù è un tutt'uno con il nuovo Giovanni, colui che vince, e attraverso di lui invia una lettera ai sette messaggeri delle sette chiese nei capitoli 2 e 3 di Apocalisse, dicendo loro di pentirsi, combattere e vincere i Nicolaiti di Satana. Oggi, quando il libro dell'Apocalisse si compie, il nuovo Giovanni, che ha combattuto e vinto i Nicolaiti di Satana, riceve le benedizioni promesse della manna nascosta, la pietra bianca, lo scettro di ferro per governare le nazioni e la stella del mattino. Il pastore che ha ricevuto le benedizioni promesse nei capitoli 2 e 3 di Apocalisse è colui che vince, il pastore promesso. Il luogo in cui si trova colui che vince non è forse il luogo in cui si trovano Dio, Gesù, il regno dei cieli e la salvezza? Inoltre, se guardiamo al capitolo 3, verso 12 dell'Apocalisse, si dice che il nome di Dio, il nome della città del mio Dio e la nuova Gerusalemme, che sta scendendo dal cielo, e il nuovo nome di Gesù saranno registrati su colui che vince, nuovo Giovanni. Da ciò si evince che Dio, il regno dei cieli e Gesù scendono e sono uno con colui che vince, nuovo Giovanni, e colui che è salito nel regno spirituale del cielo in Apocalisse capitolo 4 e nuovo Giovanni. In Apocalisse capitolo 12, nuovo Giovanni ha combattuto con il sangue di Gesù, che è la parola di Gesù e la parola di testimonianza, ed è diventato colui che vince. Inoltre, se si guarda Apocalisse 22, verso 8, quando Gesù compie tutti gli eventi dell'Apocalisse, colui che vide e udì quelle cose accanto a lui era nuovo Giovanni. Questo nuovo Giovanni è il messaggero di Gesù che è stato inviato alle chiese, come si vede in Apocalisse 22, verso 16. Pertanto, nuovo Giovanni è il messaggero di Gesù. Non pronuncia parole proprie, ma testimonia solo ciò che ha visto e udito. Egli testimonia la parola di Gesù per conto di Gesù,
E ascoltare le parole del messaggero che Gesù ha inviato per suo conto significa ascoltare le parole di Dio e di Gesù. È imparare la parola rivelata di Gesù. Per questo motivo, il pastore promesso di Shincheonji, inviato come messaggero di Gesù, sta testimoniando a tutti i pastori cristiani del mondo gli eventi complessivi dell'Apocalisse, la profezia e l'adempimento come ultima tromba insieme ai capi delle 12 tribù. Attualmente i pastori di tutto il mondo lo stanno ascoltando e lo stanno accogliendo. Molte chiese, denominazioni e seminari hanno firmato dei memorandum di intesa con Shincheonji e molti luoghi invitano le conferenze di Shincheonji. Non è questa una prova evidente che un altro consigliere promesso da Gesù, lo Spirito di Verità, è con il pastore promesso di Shincheonji? Se oggi volete incontrare Dio e Gesù, preghiamo nel nome di Gesù che incontriate colui che vince, e il messaggero con il quale si trovano Dio e Gesù, e che ascoltiate gli eventi complessivi dell'Apocalisse diventando persone che cercano la verità. Ora riassumiamo ciò che abbiamo ascoltato oggi. Gesù ha detto che avrebbe preparato un luogo per i santi che osservano la sua nuova alleanza. Il luogo preparato sarà la città santa, la nuova Gerusalemme, il regno spirituale nel cielo. In Apocalisse capitolo 12, dove Gesù costruisce i 12 discepoli come fondamenta. Il luogo dove Dio e la città della nuova Gerusalemme scendono su questa terra diventerà un nuovo cielo e una nuova terra, dove vivrà il popolo di Dio. È un luogo dove abiteremo su questa terra come in cielo, ed è il regno dei cieli che dobbiamo trovare. Inoltre, il significato di consigliere in Giovanni capitolo 14 e 16 è un insegnante che protegge con grazia e il cui compito è testimoniare la parola di Dio e di Gesù a loro nome. Inoltre, al tempo della prima venuta, il messaggero di Dio era Gesù, e al tempo della seconda venuta il messaggero di Dio e di Gesù è il pastore promesso che Gesù ha scelto, colui che vince. 9 Giovanni. Infine, il regno di Dio che il messaggero di Gesù ha instaurato è il nuovo regno e il nuovo popolo, le 12 tribù di Shincheonji. Le 12 tribù sono coloro che sono nati dal seme di Dio, raccolti e sigillati. Ed è il nuovo regno di Dio che è stato ricreato, come si vede in Apocalisse capitolo 7, 14 e 21. Nel nome di Gesù preghiamo che i pastori, studenti di teologia e membri della congregazione di tutto il mondo trovino il pastore promesso che testimonia a nome di Dio e comprendano il significato della parola, la mantengano e ricevano tutte le benedizioni promesse. Infine, con il significato di diventare uno con Dio, Gesù e la parola, crediamo insieme. Siamo uno in Dio e Gesù. Siamo uno. Concludiamo con una preghiera. Padre Dio, che sei così santo, ti ringraziamo sinceramente per aver mandato il pastore promesso su questa terra, secondo le promesse della Bibbia, in questi ultimi giorni, e per aver adempiuto la tua parola di profezia secondo le promesse della Bibbia. Noi che siamo stati separati da te, Padre, a causa dei nostri peccati, ti ringraziamo tanto per averci permesso di essere risanati con il sangue di Gesù e per aver adempiuto tutte le tue profezie sul pastore promesso in quest'ultima epoca. Ora, per ristabilire la relazione che è stata separata, hai testimoniato la testimonianza sull'Apocalisse del Vecchio e Nuovo Testamento
sulla rivelazione del Vecchio e Nuovo Testamento per capitolo. Ti prego di aiutare le persone di tutto il mondo di ascoltare questa parola della rivelazione e venire davanti al vero Dio. Il riferimento principale di oggi è stato Giovanni 14 e 16. E un altro consolatore è stato testimoniato. Preghiamo che tutti i pastori, studenti di teologia e membri delle congregazioni di tutto il mondo che hanno ascoltato questa parola oggi ascoltino e percepiscano l'Apocalisse della verità e diventino una cosa sola con la parola della verità. Attraverso questi seminari, che continueranno anche dopo questo periodo, ti preghiamo di aiutare il mondo intero a percepire e capire e far sì che tutti diventino veri figli di Dio. Ringraziamo e preghiamo tutto questo nel nome di Gesù, che è il nostro Salvatore e che ha espiato i nostri peccati. Amen. Grazie per averci ascoltato fino alla fine. L'albero della vita e l'albero del bene e del male appaiono chiaramente nella Bibbia. Ma sembra che i pastori di tutto il mondo non abbiano presentato spiegazioni chiare a riguardo. In Genesi, capitolo 3, verso 22, si dice che si vivrà in eterno se si mangia il frutto dell'albero della vita. E dice anche in Genesi 2, verso 17, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Non è fondamentale comprendere questo argomento dal momento che la vita e la morte provengono da questi due alberi, due frutti? Come avete visto nel video, il prossimo seminario sarà tenuto con il titolo di Lezione Intermedia 17, La realtà dell'albero della vita e dell'albero del bene e del male. Questo seminario inizierà alla stessa ora di oggi. Spero quindi che tutti voi torniate ed entrate nel regno dei cieli, perché questa è la nostra speranza. I seminari online organizzati da Shincheonji, i quali testimoniano la rivelazione del Vecchio e Nuovo Testamento per capitolo, stanno venendo trasmessi al mondo in 24 lingue diverse tramite il canale YouTube di Shincheonji. I seminari riguardanti le parabole e l'Apocalisse, realizzati prima di questa serie, hanno attirato l'interesse dei pastori e dei partecipanti in giro per il mondo. I quali hanno voluto diventare uno in Dio firmando memorandum d'intesa con Shincheonji, Chiesa di Gesù. Shincheonji è aperta a tutti coloro i quali amano la parola di Dio. Se avete qualche domanda sulla lezione di oggi, o su Shincheonji, Chiesa di Gesù, o i nostri insegnamenti, per favore chiamate il numero sullo schermo e ci assicureremo di guidarvi gentilmente nel ricevere più dettagli. Grazie a tutti i pastori e gli studenti di teologia e membri delle congregazioni che hanno guardato questo seminario fino alla fine. Concludiamo il programma di oggi pregando insieme il Padre Nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come non li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perché tuoi sono il regno, la potenza, la gloria per sempre. Amen. Vi ringraziamo sinceramente per essere stati con noi oggi come famiglia di Dio.